Ciao amici, bentornati sul canale Il Giornalismo del Cuore. Quando si riesce ad affrontare tematiche complesse sui social, il pubblico apprezza molto chi dall'alto della propria figura nel mondo dello spettacolo si diletta in questo particolare mood comunicativo. Non tutti coloro i quali fanno parte del contesto televisivo, così come del cinema o della musica, hanno l'abilità di parlare al proprio pubblico con personalità e voglia di mostrare qualcosa di diverso rispetto a quello che emerge in maniera costante e solita. Francesco Facchinetti, in questo senso, è uno di quelli che si impegna maggiormente a discostarsi da altri colleghi VIP, o anche cantante e più volgarmente, ancora influencer. Questo perché il suo background parla di un ragazzo che si è fatto le ossa da solo, e ha dovuto anche scrollarsi da dosso quella pesante etichetta di figlio d'arte. Sì, perché papà Roby, star dei Pooh, non ha mai voluto incidere in maniera concreta nella vita di Francesco. E di fatto, dopo aver cominciato la sua carriera nel mondo della musica, proprio lui ha deciso di discostarsi definitivamente. Francesco è passato ad un contesto totalmente diverso, saggiando le proprie capacità nel mondo dello spettacolo come conduttore, o anche inviato. Insomma, Facchinetti ha mostrato anche una grande versatilità che il pubblico ha apprezzato. Ad oggi intrattiene un rapporto costante con i suoi fan sfruttando proprio i social network, attraverso i quali mostra costantemente parte della sua vita privata, ma si impegna anche per lanciare dei messaggi che possano toccare coloro i quali lo seguono. Francesco Facchinetti, dalla Svizzera, mostra qualcosa di particolare, scatta l'indignazione. Il suo profilo Instagram è sempre molto attivo. Facchinetti non manca mai di mostrare, come detto, stralci di quello che accade nella sua vita. E quando questo particolare aspetto si fonda anche con altre particolarità che magari sono dedicate a lanciare dei messaggi particolari, il tutto assume una forma importante che i follower apprezzano molto. E così Francesco, dalla Svizzera, ha deciso di mostrare ai suoi fan qualcosa di molto particolare. Stories e Francesco Facchinetti, ecco un bagno pubblico di un pacchetto qua in Svizzera dove giocano i bambini. Guardate qua, tutto pulito, ha spiegato Francesco mostrando i bagni e facendo così scattare successivamente un messaggio pregno di indignazione. Allora si possono avere dei bagni pubblici puliti, non è un'utopia. Basta un po' di rispetto ed educazione, ha ancora chiosato Facchinetti. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discuterne insieme. Ci vediamo nei prossimi video. Fino a quando ci incontriamo nuovamente.